Comunque, andiamo avanti. Ah, devo registrare. Vedremo sto benedetto orso stasera. Dov'ero? Ah, a casa di Tony. A casa di Tony, ho le tasche piene. E vabbè, vado. Dove vado? Dove vado? Qua. E allora andiamo là. A prendere i ripetitori, giusto, giustissimo. Ma porca di una puttana troia merdosa stronza. Allora, procedo diritto. Ah, comunque vi devo dire, squisito come video. Un po' hanno rotto i coglioni i primi 5 minuti perché è bello il festeggiamento, forse è durato un po' troppo. Però mi hanno intrigato, Pokémon Snap mi ha intrigato. Mi ha intrigato il remake di Shinnon. Non male. Potevano fare un pelino di più, ma devo dire non male. E vi dico anche, non mi è dispiaciuto neanche l'idea. Tremo, perché ovviamente stiamo parlando di Game Freak. Però non mi è dispiaciuta neanche l'idea del nuovo Pokémon con le nuove feature che hanno messo. Sono sincero, lo sapete. Quando c'è qualcosa da criticare lo critico. Devo essere assolutissimamente sincero con voi. Mi hanno ingolosito. Non troppo, perché non voglio alzare troppo le aspettative, soprattutto per il 2022. Però buono, secondo me non è male. Bravi, vediamo un po' come evolve. Diamogli un po' di tempo, vediamo un po' che adesso Nintendo sta prendendo le redini della situazione. Hanno tempo per migliorarsi. Magari non questa generazione, non questo titolo, che non è della main, ma secondo me è main, perché non è in sviluppo un'altra generazione di Pokémon in questo momento. Secondo me c'è quello. Io lo accetto. Hanno tempo per stupire? Sì, vabbè. Era agghiacciante quello che abbiamo visto, purtroppo, perché stiamo sempre parlando di loro. Anche secondo me Claimblitz sarà importante. Quantomeno le funzioni tipo il personaggio che rotola e il lancio della Pokéball sarà riutilizzato sicuramente anche più avanti. Hanno tempo per stupire anche in negativo. Mai dire mai. Sandrew, 22 mesi, grazie. Ma su Switch Flail. Ovviamente. Ok. No, si pronuncia Igor. Stanno costruendo le basi per il futuro. Me lo auguro. Vediamo, vediamo. Sì, probabile che con Legend facciano una serie sui leggendari. Cioè, proprio il nome lo richiama. Io spero in un miglioramento. Perché graficamente, Pokémon non è un gioco che ha ste grandi qualità. Almeno graficamente potrebbero pomparlo un po' di più. La grafica pucciosa, appunto, alla Link's Awakening funziona. Per me è un bene il fatto che l'abbiano fatto così, piuttosto che farlo in 3D. Vediamo per l'altro. No, ma infatti anche per l'approccio alla lore, alla storia del mondo, molto meglio così, una ventata d'aria fresca. Devo dire, ribadisco, mi hanno incuriosito. Ok, devo andare di qua. Ah no, guarda, 1, 2 e 3.
che coglioni. Sì, vado. Pinguino, 100 bits, buonasera, come va, signor Gatto? Sono arrivato ora, di che si parla? Belle cosine! Abbiamo appena visto il direct di Pokémon e devo dire... non mi sono incazzato, anzi... giù di qui. Secondo me la grafica di Legends... potrei sbagliarmi. Sarò felice... di sbagliarmi. Ne riparliamo quando esce, ce lo possiamo ricordare. Jumpy, grazie mille per la sub. Secondo me al massimo arriviamo ai livelli di Spada e Scudo. Non avremo di meglio. Segnatevelo. Oh, sarò contentissimo di sbagliarmi. Ma secondo me non arriviamo a livelli grafici migliori di quello. Visto che bel tramonto. Che poi, ribadisco, basta pochissimo per rendere un gioco meraviglioso. Guardatelo. Allora, questo titolo non è graficamente incredibile. Anzi, ha molti difetti. Se tu guardi anche banalmente la base dell'albero... non è che abbia tutte queste grandi ombreggiature, non è incredibile. Le nuvole non sono dettagliate, sono tutti disegni che si muovono. Però come hanno reso l'immagine, come hanno reso i colori, le luci e quanto hanno reso folti gli alberi, siamo passati comunque sì da una grafica semplice, non complessa, ma molto efficace. Stiamo giocando a un gioco che è bellissimo... ma che ovviamente non va a competere con chi devo fare la cacca, scusatemi. C'ho di nuovo questo problema e perdonatemi, grazie mille al Bensone nel frattempo. Siamo 22 come il matto nella smorfia e Firo nel Pokédex, le si vuole sempre bene. Il Bensone è un dolce monedese, lo assaggeremo, forse, non si sa. Grazie, scusate, vado e torno. Trouble, I won't care.
Scusatemi, ho fatto un errore oggi pomeriggio perché durante la live con Kerim Sabaku ho aperto la finestra perché faceva un caldo incredibile. Me la sono dimenticata aperta ed è entrato il freddo effettivamente. Grazie a Nord. Buonasera signor Gatto, buonasera a lei e grazie. Ah, però si caga uguale. Come preso? Fatta tutta no. Dopo. Siamo entrati nell'ottava ora di live oggi. Rompete le balle perché vado 2 minuti in bagno. Veramente? Cioè, per voi è un problema se sono stato in bagno? Andateci pure voi. O chiudete la live, non muore nessuno. Dovevo andare in bagno. Grazie al pinguino. E quando... A quando il Grammy con miglior canzone Bubble Trouble? Poteri forti. Non è che si ripara il fucile, va pulito. Oh cazzo, è lì in alto. Come ci arrivo io lì in alto? Non da lì, credo. Non so, provo ad andare di qua. Vediamo. Hope I can still eat this. Il latte condensato io da piccolo me lo... c'era il tubetto, me lo sparavo direttamente in bocca. È buono per davvero. Non ha allappato? Evidentemente no. Gli sparo? Così casca il pezzo? Bene. Dovrebbe allappare, sì. Poi mi danno un parapendio o qualcosa per scendere. Il 10.000 stelle con un bicchiere di quello. Grazie a Rain per i suoi 4 mesi. Vado su di qua. Non lo so, mi sa che ho sbagliato strada prima. Spero che ci sia un riparo di sopra. Qua c'era un riparo, eccolo qua. Poi dovremo... ostia, dobbiamo fare il giro per di qui per forza. Però come ci arriviamo intanto qui? Ha salvato, perché ha salvato? Strano che abbia salvato, perché? Occhio ai polsi qua. Ogni tanto salva, non nei momenti specifici. E come cazzo faccio a salirli? Porca troia. Oh, che rottura di coglione. Adesso qua ci facciamo male. Cricrux, 25 mesi, grazie. Ok. Ho proprio sbagliato strada, mi sa. Saprà che farei una brutta fine. Ma dove cazzo sto finendo? Ma scusami. Cioè, o passo da qua o devo farmi il giro del mondo? Un po' una rottura di coglioni. Beh, qui mi danno delle risorse e del cibo, quindi vorrà dire che ci sarà una strada, no? Grazie a Black Lord per i 35 mesi. Rinnovate, rinnovate, rinnovate.
Non era male Outriders, ci siamo proprio divertiti, sapete? Ok, l'ho visto. Eccolo qua. Però mi sa che non ci sono casupole. Comunque, come stavo dicendo prima, non è facile fare un bel gioco, non è facile fare una bella grafica. L'importante non è avere tanti soldi per fare una grafica con l'Unreal o a livelli dell'Unreal. L'importante è rendere il proprio gioco efficace. Ribadisco, porca puttana troia stronza. Ribadisco. Questo gioco non ha una grafica bella. Ha una grafica curata. Dov'è finito? Non ci ho preso il secondo, ma vabbè, tanto è scappato. Ho ucciso il suo cugino. Boh, un zainello. Ah, per un attimo pensavo fosse una parrucca da cartoons. U-I-U-A-A, bam bam, wala wala bam bam. Cosa vi ho tirato fuori? I need to drop something. Come, scusami? Cosa devo lasciare qui qualcosa? In che senso? Per arrampicarmi? Torre onde corte. No, ho preso quello che devo prendere. Il mio problema però è il seguente. Sono in mezzo al buio. Devo arrivare fino a qua. Ce la faccio? Ci provo. Scusami, ma il paraorecchie me l'hai messo? Ah, oh, sì, mi immaginavo che era lì. Che fosse lì. Azioni ripara. Almeno di freddo, non ci crepiamo. Non si è impaurito. Oh, ti secco, vecchio. Stai qui a rompermi i coglioni, ti ammazzo, figa. Lo sento ma non lo vedo. Eccolo là. No, basta evitarlo quello lì, non serve sparargli. Lanternozzo? Non so se mi dura la light. Che tecnicamente c'han paura, no? Un cazzo c'ha paura. Falò e prendi la torcia. Potrebbe essere un'idea ficcante. Cazzo, ho finito le esche per il fuoco, veramente? La lancia? Ma posso usarla la lancia? Si vede così per adesso, sì. Non durerà molto, te lo dico già. Boh. Mi cuocio qualcosa per sicurezza. Una bella tisanina. Così abbiamo qualcosa di caldo in corpo. Così se viene il freddo almeno siamo caldi. Perfetto. E prendo la torcia.
Sì, però figa, non dura tanto. Adesso si spegne sta roba. Vabbè, non importa, che dobbiamo dire. Andiamo. Meglio di un cazzo. Cos'è che si può usare dal radiale? Non l'ha presa bene. Non sei impaurito? Sì, sei impaurito. La fortuna. Ho più paura io. Sarà una roba lunga arrivare lì. Questa si è praticamente spenta. Senza il buon sugar non ha lo stesso fascino. Il tuo cervello non pesa un chilo. Quando l'amore arriva in città. È che cantiamo sempre le stesse. C'è roba nuova di Sugar? Cos'è che aveva fatto? Cos'è? Il partigiano reggiano, com'è che faceva? Black man. Così era. Oh yeah. Marlboro. Non si capisce mai un cazzo quello che dice. Le ville burulano, una roba del genere. Boom boom. Si capisce un cazzo quando parla. Era, no, forse era Black cats. Era gatti, non uomini. Non so niente. Neanche cosa stai dicendo quasi. Boom boom. Birra e panino al salame o roba del genere. No, quello è. Ecco 13 buone ragioni per preferire una birra a una come te. Ah no, a un panino al salame. Era dopo. Ah, vedo nero con i miei occhi. Vedo nero e non capisco cos'è. Il mare in vista si è subato. Ma non sto cantando come Zucchero che canta così. Capisco veramente la metà della roba che dice. Oste, non me la ricordo quella. Però mi ricordate, sai, non credo nei miracoli. In una notte di tequila, boom boom. Sei una cosa sexy, cosa sexy thing. Poi cos'è che c'aveva addosso qualcosa? Hai la notte addosso, guarda come brill, babe. Tonight is on fire. Riccardino Fufolone fa 44 mesi. What you say? Gabriel. Per forza, ma questo gioco, dopo un po', ti dice, ok, fai quello che vuoi, intrattieniti da solo, perché non è che ci possa fare granché. E quindi nulla, passeggio come gli scout che canto, mi serve la chitarra, non so suonarla, mi arrangio, come devo fare? Sembro pazzo, ma è quello. Baila, baila morena. Sotto questa luna piena. Under the moonlight. Under the moonlight. Orca vacca, che brutto suono. Non mi è piaciuto quel simbolo lì. Non mi è piaciuto. È stato proprio brutto quel simbolo. No. No. No, no. No, no. No, no, no. Under the moonlight. Arriva la bomba. Oh yeah.
il grande Babuba per te. Cara la mutanda, Gabriel. Mo avete rotto i coglioni. Dove sei, figlio di Pitagora? Però si cagano uguale. L'importante è sparare. Dai, siamo quasi arrivati, ridendo e scherzando. È ancora notte? Cioè, immagino di sì, però fammi vedere qua. Sì, beh, è notte piena. Baracche. Ah, baracche! Nel senso che sono proprio delle effettive baracche. Sì, però qui non ce n'è una col tetto. Classiche baracche, che è il nome del bar che c'è in ogni città del mondo, il baracca. Anche due o tre di solito. Aspetta, fammi prendere la luce, perché qua ho già annusato che c'è puzza di inculata. Fammi vedere, si casca qui? No, dai, c'è una discesa docile. Ok. Sti urli, ululi. Avete rotto i coglioni. Under the moonlight. Che poi tante canzoni le ha copiate Zucchero. Però secondo me è un artista, perché ok che copia la melodia, però poi ci ficca in mezzo testi totalmente randomici. Quindi non verrà mai sgamato dalla SIAE. Vallo tu a googlare il porpopopopoero. Casa della vecchia famiglia Spence. Ma io mi aspettavo un letto a casa della vecchia famiglia Spence. Che incularella. Casa della vecchia famiglia Spence. That'll come in handy. Mi aspettavo decisamente altro. Oh, però qui c'è una fornace. C'è una sugar fornaciari. Ah, un letto! Lo posso accettare. Col suo bel poropopopero. Posso dormire? Immagino di sì. Non mi segna che si sta abbassando il freddo, quindi lo accetto. Berretto di lana lo prendo. No, anzi, prima di fare, vediamo di stagliuzzare il berretto di lana. Così siamo tranquilli. Azioni. Un fuoco? Ma no, non serve il fuoco. Eventualmente domani ci cuciniamo qualcosa. Per adesso non ci serve. I guanti, uno. Ma gli altri erano una merda, mi ricordo. Congelati? Fighissimo! Li posso rompere? Oh. Le moffole spaccano. Le canzoni di Spirit sono fantastiche. Sai che non me lo ricordo, Spirit, il cavallo selvaggio? Non mi ricordo che mi fosse piaciuto all'epoca, quando ero bimbo. Non l'ho mai più rivisto. Me lo ricordo come una svangata di coglioni colossale. Però l'ho visto veramente all'epoca e basta. Under the moonlight. Nash, un anno. Complimenti gatto per tutto il lavoro che fa. Grazie mille. Sì, al piede ho il peso della coscienza. Un secondo. Ecco, volevo fare questo. Rivedo assolutamente, perché in italiano canta... Ho capito che canta Zucchero, ma me ne frega anche un cazzo. Ma il film è bello? Non è che se canta Zucchero, allora capolavoro, il film più bello della vita.
Questo come in handy. Siamo una farmacia ambulante comunque. E vai verso il poro. Stupendo, addirittura. Allora, aspetta che salvo. Stupendo. Under the moonlight. Va visto. Ma l'ho visto. Non l'ho più rivisto. No. Già troppa roba in tasca. Zaino vuoto. Ma io un sorsetto d'acqua magari me lo sparo, eh. Un litro. Abbiamo un chilo in più del dovuto. Anche non ho fame. Cioè sì, poca però. Ma cazzo, ma è spaccata quella roba lì. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Fino a 10 kg in più puoi anche correre, ma non rischio di farmi del male, eh? Funky Gallo, come sono bello stamattina. Che è anche a tema, perché dice: non c'è più la mia amorosa, sono più leggero di una piuma. Però lui lo fa con la voce più acuta e più invozzata. Non ci riesco. Non ci riesco proprio. Grazie a Damien. Buona serata, gatto. Saluti a lei, Sif e signora. Grazie mille. Sì, ma io voglio vedere i picchi qua. Come dicevate giustamente, con sto freddo, il picchio che va a spicchiettare. Che brezza pungente. Senti, quel ventello mattutino che ti sveglia. Ok. This time I'm right. Ma siamo stronzi! Come on, you big bastard! Come on, come on, come on, come on, aspetta! Proprio, ma non era un colpo. Quindi? L'avevo intuito. Ultimo checkpoint ora? Proviamo a vedere. Ti immagini se l'ultimo checkpoint è l'orso che mi divora? Nathan, 42, come le volte in cui siamo pronti. Hai visto? Sì, ho capito, ma... alla faccia del training error. Mi preparo. Ma da dove è uscito sto figlio di Troia? Da lì? Viece! Viece! Oh no! Si finisce l'energia! Si finisce l'energia! Zero. Cotugno, buonasera gattoni, finalmente siamo a un anno, anche se la si segue da molto di più. Grazie per tutto l'intrattenimento e la compagnia che ci regala. Grazie a lei. Come on, 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 come on. Ah, cazzi. Dove arriva adesso? Non avevo vista l'energia. Ah, è sempre diverso. Non gliela punto la lancia. Attenzione alla resistenza. Ho visto, vecchio. Come on, you big bastard. Ah, te, merdosone. Fatto. Bestia. Bestia, che orsite. Infilzalo di più. Ma
non è morto. Come non è morto? Dai, figa, gli abbiamo infilato un palo nel cuore. Io lo ammazzo. Lo ammazzo. Vieni qua, figlio di troia. Finisco il lavoro, finisco. Vieni! Vieni! Te, stronzo! E scappa. Mi curo, ci riprovo. Dov'è qua? Antidolorifici, vai! Che sem- Cosa c'ha? Non funziona per la sangue. Che fa? Ritorna? Terzo round! No, ma ho ucciso! Ma come si fa? Ma è difficilissimo! Drammatico! Ma cosa stiamo vedendo? Ma sparare tecnicamente non funziona. Come scappare? No, lo dice, sono pronto. Dice, come on, come on, come on, come on. Allora, mi metto in una situazione di comodità. I have the high ground, bear. Dove c'è il bear, però? Non c'è? Abbiamo vinto, quindi. Sì, però quanto OP. Scemo. No, no, me lo dice anche il gioco che devo puntargli la lancia. Sì, però figa! Che cazzo! Non posso skipparla sta roba! Guantanamera. Facciamo come DiCaprio. Mamma mamma. Coltivo una rosa bianca. Però non mi ricordo cos'era. Un cazzo verde chiaro. Ho provato a coltare un chicittone. Ok. Guantanamera! Difficilissimo! Te, merdoso! Si va quanto stanco sono. Mi riposo. Mi faccio uno spuntino. No, che l'orso mi guarda se faccio lo spuntino. Ragazzo. Figa, un drago. Ma io non potevo girarmi. Ma non potevo girarmi. Backstab. Ho capito che per motivi di trama non lo posso uccidere. Però uno, come facevo a capirlo se non me lo scrivevate voi? Due, non potevo girarmi. E se mi rincorre, che devo fare? Faccio il parry. Faccio il parry adesso. Faccio il parry. Poi gli faccio il riposto.
vi faccio vedere, io punto la lancia, ho questo limite qua, questo è il limite che posso avere, per dire. Poi si stanca subito. L'ornitorinco è lì. È quando fai la parata. Ma guarda che corre buggato. Non è più buggato. This time I'm ready for you. Come on, you big bastard. I'm ready for you. Deee, merdoso. Te stupido. Stupido. Vado via, vado via, vado via. Non posso correre, ho finito la stamina. Boh, preso, 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 via. Via come un'anguilla. Dove devo andare? Dove devo andare? Ah! Mi rincorre! L'orso Yogi! Via con Bubu! Scemo! Scemo! Adesso mi rompo i malleoli. Pian, pian. Cazzo, però qua si spacca il ghiaccio, si spacca. Allora, salvataggio. Via con Bubu. Questa è una cheat coltissima, eh. Attenzione ai polsi, sempre. Mainar, grazie mille per la sub. Vabbè, se cacca addosso, a posto. Ah. Ah. Si può filare la lancia? Non credo. È una buona idea? Forse sì. No, non è difficile il gioco, solo questa parte qua è un po' una merda per l'orso. Però, devo dirti, va bene. Boh, non c'è più. Guantanamera. Si può avvelenare la lancia? Questa è una buona domanda. Questa è una buona domanda. Allora, non so cosa mi conviene fare, se andare per di qui o dritto. Io ho paura del ghiaccio, si spacca il ghiaccio, c'è questo rischio, no? Grazie, Micio, grazie. Mi stanno arrivando delle bolas? Vuoi fare la cassa, trova la riga e spacca l'orso. Amira Guantanamera. Viaggiando contro vento, sì, c'ho le orecchie un po'... Avvelenati tu, così l'orso ti sbrana e si avvelena a sua volta. Siamo un po' più lenti? Ma sì, perché siamo contro vento probabilmente. Okay.
In realtà è morte certa, assolutamente sì. No, vabbè, basta, figa! No, no, anche se non corro si spacca. Sopravvissuto all'orso, morto come un coglione. Ragazzi, cade anche se non corro. Magari qua c'è un pertugio dove posso mettere un po' di calore. No, dai, non me lo vede. Ah, ecco, ecco, sì, me lo vede qua. Qua me lo vede buono. Dai, gioco, vienimi incontro un pelo. Oh, grazie. Forse per il peso, esatto. Molto probabile che sia per il peso. Tisanina? Come on. It worked. Successo. Questo suono invece. Non lo so. Credo Discord. Non so cos'era. Scusate. Sì, forse Discord. No, boh, non lo so. Era l'orso? No, perché non ho suoni qua su Discord. Però sembra una roba di Discord. Boh. Non sembrava Discord? Ah, non lo so. Non mi è uscita nessuna notifica. Forse su Discord. Steam? No, no. Grazie a Daniele per la sub. E Minar, anch'egli per la sub. Non so. Allora. Qua però mi sa che devo farmi altro. Allora, siamo a posto. Rischio distorsione. Lattina riciclata. Rischio di distorsione di nuovo. Scusami, ma l'ho fatto apposta per non droppare roba. A posto. E salviamo qui. Salviamo qui. Anzi, aspetta, mi posso curare? Ma sono bagnato. Non so come si asciuga. Una delle zone più difficili del gioco, ho notato.
Vabbè, salvataggio. Bestia, che freddo. Ok. Elsa, sei abbonato per 10 mesi, come le dita delle mani o dei piedi, scelga lei. È uguale. Grazie mille. Grazie anche a quello del piano di sopra per i suoi 36 mesi. Ragazzi, dopo quasi 8 ore di live, vado a riposarmi. Noi ci vediamo domani mattina con della bella gente. Gli stessi di sabato scorso. Se volete, possiamo fare una scommessina. Si sveglierà Lino? Domani? Comunque non ho notifiche di alcun tipo. Non so che cazzo fosse quella roba là. Ma zero proprio. Vai, facciamo un pronostico al volo. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aigo. Si sveglierà Lino. Ok. Sì, no. Avete 2 minuti. 2 minuti per votare. Avete anche l'hype train, quindi rinnovate. Grazie Aldo per i 17 mesi. Pum, pim, pum, pum. Non so proprio che cazzo fosse quel suono. Boh. Non, cioè, nel computer non c'ho niente. Ah, Cippo, dici che... Ah, ecco qua. Infatti, eccola qui, l'ho trovato. È la notifica perché hanno aggiunto roba sul Game Pass. Infatti stavo giusto andando a vedere anche... Ma sì, ma chi se ne frega? Infatti ho tolto le notifiche anche di quello. Però ho aggiunto Dirt 5, se vi interessa. Cricket... Come Cricket 19? Ottieni gloria eterna ai vertici del Cricket. Scarico? Subito? Mio? Installa? Ah, sì, Cricket ricordo. 19. 25 giga. Straordinario. No, è fatta, Fattissima. Di tutti il cri... Bello. Bello. Saxi, non sei bannato, sei qui. Grazie mille anche a Sempre Molesto. E finalmente dopo 3 settimane senza connessione si torna a seguire in live con molto da recuperare. Ciao, grazie mille. Sono cotto. Come si vince il pronostico? Lo scopriamo domani mattina. Domani mattina pago le scommesse. Darkness 19 in ritardo al volo. Grazie mille. Grazie. Credo nell'umido. Vediamo domani. Vediamo domani. Scusi signore, dica 18, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro verso vali, cazzi. Domani mare di ladri. Confermo. Qui la vedo dura, una bella maggioranza di sì. Vedremo. Ah, ragazzi, sempre un piacere. Mi vado a riposare. Ci vediamo domani mattina con il weekend. Ok? D'accordo? Buonanotte. Ci vediamo domani. Ah, in live Lino. Raidiamo Lino. Giusto, avete ragione. Gli scriviamo. Ci vediamo domani mattina. Nessuna pressione. Buonanotte belli, a domani.